a tutti ragazzi e benvenuti nella Noia Craft. Bentornati, c'è un problema zombie. Zombie cazzosi, zombie grossi e cattivi. Ok, ok, scusate questa intro molto veloce ragazzi, ma devo sì, vabbè, ciao core. Ah, sono morf. Ok ragazzi, Unstable 1. Non ho la minima idea di cosa sia. Sparisci stupido goblin. Allora ragazzi, finalmente manca ancora qualcuno. Stardoid, vai, ti nascondi. Una mela. Ci sono altri. Stardoid, muori. Creeper no. Creeper no, fa il buco. Il creeper mi rovina. Che cos'è quel coso? Muori. Si è morto. Io penso di esplodere tutta casa. Quindi... dai, però, ma fai il serio, fai. Capito che da tanto che non loggavo, ma... dai, no? Fino a un certo punto. Ok. Finalmente posso dormire. Come stavo dicendo, ragazzi, eccoci di nuovo nella Noia Craft. Era tanto che non loggavo, veramente mi stava mancando questo mondo. Diciamo, chissà come va la Noia Craft. Chissà che sta succedendo. Chissà che è morto, che è esploso, che è successo... Non è successo proprio niente ragazzi, perché il mondo è in single player finché il mondo era chiuso e il gioco è rimasto fermo. Ok. Sinceramente non mi ricordo che stavo facendo nell'ultimo episodio. È passata quasi una settimana, madonna, mi spiace tanto che non hai fatto video, ma la riprendo questa serie ragazzi. Sì, la riprendo, non la lascio così abbandonata, perché ci sono tutte le mod che mi piacciono. Tutte, non proprio tutte, però la maggior parte sì. E mod che vorrei provare tipo questa. E quindi cominciamo subito a far accendere sto affare. Allora, questo è l'idraulic harvester, giusto? Pressure water, sì. Ero rimasto che devo far partire sto coso? Non mi vorrei sbagliare. Guarda che sto di una fregnaccia, ma vabbè. Pomodori. Aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Io mi ricordo che ho fatto. Non mi dire che vanno qua dentro. Oh mio dio. Oh mio dio, la compatibilità fra le mod, ragazzi. Fanno i pomodori, i fagioli e le melanzane vanno dentro il culinary generator. No, epico. Ok, mi serve una cesta che metto qui il cibo. Ok, mi serve una cesta per il cibo. Non vorrei che uscissero altri zombie, non pare di no. Ok, ho l'inventario pieno di schifezze. Ho di tutto l'inventario tranne quello che mi serve. Ah, sì, ecco perché non avevo fatto ancora l'impianto per di là. Perché serviva il medium pressure. Quindi serviva il medium pressure pump. Giusto? Mi ricordo che fa l'impianto serviva, giusto? Che cos'era? La pompa. E poi quel blocco lì che si chiama, non mi ricordo. Il vat. Dove va l'acqua, praticamente. Sarebbe la vasca dell'acqua. Ok, quindi serve un medium pressure pump. Poi che si fa un medium pressure core? Oh, mamma mia. Ma che cos'è questo? Aspetta, fermi tutto. La medium pressure pump si fa... Ah, ok, ho messo la... Ah, oddio, ho sparaflesciato. Ok, la medium si fa con la low. Quindi potrei prendere quella low che sta lì e utilizzarla per fare il medium e mettere i macchinari fuori. E fare tutto un impianto. Non sarebbe una cattiva idea. Mentre la medium watt... Si fa con la low pressure watt. È interessante questa cosa ragazzi. Io potrei prendere questi qui, questi low pressure, portarli fuori e farci un impianto a pressione media utilizzando gli stessi oggetti. Aspettate che controllo un attimo come sto messo a materiale. Un po' di rame, quelli schifezzi, qui c'è della stone cotta, mi servirà. Ok, quindi considerando che io ho già il low pressure watt e pump, dovrei fare solo il medium core. Non mi ricordo se ce l'ho, l'ho visto una volta. Questa roba che mi avanza va dentro una cesta. Se permetti, una cesta. Ecco. Ok, tutta questa roba che mi avanza la schiaffo qui. Poi devo avere anche una cesta. No, questa è quella dei blocchi. La cesta dei blocchi che ci metto? Questo. Ma sì. Ah no, era una cesta di blocchi strani? Non mi ricordo mica come ho ordinato le ceste. Madonna, ragazzi, è una vita che non l'ho. La lana qui, perché sta qui, se qui c'è altra lana. Cioè, mettiamo in ordine le cose. Cioè, queste sono sviste. Armature. Chissà se c'è il generatore che va armature. A sto punto mi aspetto di tutto. Ok, il medium pressure watt. Quindi sarà un medium pressure core. Che si fa con low pressure core, copper pressure wall, stone. Tra quanta roba. Tra quanta roba. LED. Ah, ecco che ero rimasto a corto di LED, giusto? Sì, questo era un problema. Questo era un problema. Allora, quindi rame, pressure wall e low pressure core. Io ce l'ho solo uno. Ne serve un altro. Ne serve un altro. Andiamo a farlo, come si faceva? Stone. Ancora questi pressure wall, mamma mia. E tanto LED, ragazzi, che non ho. Dovrò andare a scavare il LED, mi spiace, ma... Ok, allora,
Come ho detto, mi sono fatto una chest, ragazzi, una semplicissima iron chest. Vado a mettere qui davanti e ci metto tutto il cibo che mi avanza. Che poi magari se serve andrò a mettere dentro al generatore. Qui c'era dell'altro cibo. Sì, avevo spaccato un paio di quei cosi che sembrano centri commerciali, tipo questo, guarda. Esci di tutto. Cos'è questo? No, ma che stai dicendo? Un grano strano, un grano NHD, ragazzi. E vale qualcosa? Di bruciato? Sì! Ma tutto è bruciabile. Bellissimo. Questo cos'è? Ah, questo è per... Riso? È riso? Rai? No, rice. Rice. L'asparago. No, raga, un asparago. Ma what the fuck con tutti questi cibi, non ci credo. Vabbè, raga, io me ne vado a miniera. Vado a cercare il mio LED, perché ci serve LED e rame. Tante quantità di LED, tante quantità di rame. E ecco, c'è un pezzo di rame qui. E cominciamo a scavare. Oh, un altro rame. E vabbè, ragazzi, sto trovando un bel po' di rame. Non pensavo, mazza. Tutto sto rame, no? Stasera c'è da mangiare. Ah, simpatico. No, non faceva ridere. Basta. Basta. Basta, evito queste battute del cavolo perché non mi pare il caso. Allora, oltre al ramen ci serve... Oh, al rame. Al copper. Oltre al copper. Ecco, come diciamo, lo copper. Oltre al copper ci serve il LED. Devo trovare il LED, sarà un problema. Sarà un serissimo problema. Perché devo andare in fondo. Altezza profonda, profonda. Altezza profonda. C'è altro ramen. Guarda quanto rame c'è, ovunque. Altro rame, tutto rame. Quello è il LED. LED dell'Industrial Crafts. Nonostante sia LED dell'Industrial Crafts, lo prendo lo stesso perché mi va. Che mi serve. Ok, non mi sono portato torce, sì. Te ne ho portate. Torce. Questo cos'è? Tin. Tin non ci interessa. Copper ci serve, ma l'ho preso abbastanza. Altro l'ho preso. 6, no, 3, 5, 47. Cavaletta, aspetta, voglio un altro po' di questo qui, almeno. Ce l'abbiamo poco. Ok, adesso quanto ce n'ho? 12. Cioè, ci sono tantissimi tipi di rame, eh? Non vorrei che non l'aveste notato. Ok, mi sto strozzando. Serio? Cioè, io scavo un buco per sbaglio, cado e trovo del LED? Cioè, magari cado lì sotto e trovo rame. Ma che sta succedendo oggi, ragazzi? Il gioco vuole farmi vincere. Dice Xander, se... Aspetta, però mo mi perdo. Come torno sopra? No, raga, fermi tutti. No, fermi tutti. Dov'è che sono sceso? Da qui, vero? Come lo segno? Tra una torcia. Metto... Che posso mettere per ricordarmi che sono sceso da qui? Ah, mi confondo. Oh, guarda quanto ferro. C'è tutto, raga. Ferro, ramen. Guarda quanto ce n'è. Sì, ma mi serve il LED. È inutile che scavo sta roba. Vediamo qui se c'è un po' di LED. Tutto buio. Bastardo. Ma ricordate, io sinceramente, ragazzi, non mi ricordo dove ho preso questa spada di diamante. Forse l'ho. Era. Ha ucciso uno zombie, vero? Che aveva una spada addosso. Sì, mi sa. No! 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 Oh! Ok. Ho finito il piccone e mi è esploso qui. Tutti insieme. Tutti no, in contempo. Uno uomo combo di no. Ok, devo tornare là sopra. C'è del LED. Devo tornare qui sotto. Devo recuperare questo LED abbandonato. Ok, la scaletta. Indiana Jones. Eh no, però, come la spacco sto muro invalicabile. Oh, così. Nice. Ok, pensavo peggio. Ok, fammi tornare su a prendere un altro piccone. E... LED qui non se ne vede, eh. Lo vedi un po'? Tutto copper. Tutto copper, tutto coro, tutto ramen. Torno su. E te pareva che trovavo gli ospiti a casa. Bastardi. No, ma c'ho la spada di niente, perché non la uso? Pam, pam, pam. Come ha fatto a darmi fuoco? Oh, ma sei serio? Fammi dormire, va. Ok, ci sono zombie vicini. Oddio, meno male che mi sono messo a letto subito. Ammarati. Ok, mi serve piccone. Lo faccio di ferro. E mi servono le stickette. Le ho messe qui. Una, due, tre, quattro. Due picconi. Vai. 22. No, facciamo 6. Oh, 6. Dove la crafting? Eccola lì. Due stickette e un po' di ferro. E faccio due. Niente, perché ho le dita spastiche. Madonna, ragazzi, è una vita che non gioco a Minecraft. Ho proprio le dita spastiche. Non riesco più a muovermi veloce come giocavo prima. Sì, vabbè, mi ha dato fuoco. Sto morendo. Si parte. Si torna in miniera. Crafting table rosa. Aiuto, ho sbattuto contro il muro. Te pareva, stavo a correre, mi ha fermato.
Era qui sotto, giusto? Mamma mia, che mi ricordo le big strade. Certo, potevo prendere qualche torcia. Corri! Tetto forest, mi cadi. Vieni qui. Oh, mi sono. Ho preso la forma pipistrello. Non è che posso volare. Ma intanto io mi prendo sto LED perché è mio. Cioè, c'è un. Di mia proprietà proprio. Guarda quanto. Ok, con questo LED dovrei già cominciare a fare i macchinari, lo sapete, raga? Dovrebbe bastare, non vorrei di una cafonata. Qui c'è dell'altra roba, vediamo se c'è dell'altro LED, sì che c'è. Dai che c'è. Dai che c'è altro LED, qui? Vabbè, raga, le grotte infinite. Mirai ovunque. LED. Perché brilla il silver? Abbiamo un silver sbellucicoso oggi, raga. E il LED che si spamma. E qui abbiamo ferro, rame, ferro, LED. Nice. Guarda il silver che si illumina. Che strano. Oh, wow. E che palle! Per quei cosi che escono fuori. Ok, LED. Vediamo qui sotto cosa c'è. Oh, un altro pezzettino di LED. Che fai? Ti nascondi, piccolo? Sì, ti piacerebbe. Sei mio. Guardalo, bastardo. E siccome è nero, siccome è buio, no? Pensano di fregarmi, ma invece io uso le scritte in alto, raga. C'è scritto LED, Stone, Stone LED, eccolo. Basta usare le scritte in alto, anche se non vedo niente. C'è un altro qui. Un altro qui. Allora, raga, io me ne torno su perché ne ho preso abbastanza. Non vorrei dire una cavolata, questo è tungsteno. Quello è diamante? Ma quello è oro? Sì, vabbè, stufato però. Che cavolo. Oh, LED. Mi si è posato lo sguardo lì sopra e la Ney mi ha detto che c'era del LED. E io lo raccolgo subito. E vabbè, ce n'è dell'altro con dell'uranio anche. Tutto mio. LED. LED. Mazza quanto. No, raga, sono rifornito. Adesso dovrei averne abbastanza. Vabbè, dai, stiamo esagerando adesso. Dai, più scavo, più roba trovo. Ma devo raccogliere per forza sta roba? Mi serve veramente? Oh, c'è tutto sto ferro, lasciarlo qui. Ma una volta non c'era il dense ore. Che fine ha fatto il dense iron, il dense. Il dense LED non c'è, scusami. Che trollata è? Vediamo se c'è un po' di diamante qui sotto. Guarda che bel posticino lì. È pieno di LED, ma non c'è. Ah no, ma io già qua, già ci sono stato qui. Qui ho scavato. Oh, il dance call. Bello, quello. Non ho sotto i piedi. Ok, non vorrei che sotto di me ci fosse la lava e fa risplodere. Raga, io non vedo niente. Scusate se nemmeno voi vedete niente, ma. Ok, ci dà una luce. Bastardo. Ormai sto qua sotto. Io non torno su a prendere le torce. Ma te pare? Ma scherzi? Ma serio? Ma quanto LED ho trovato? Ma che è la vena infinita? Vabbè, questi che si accollano. Ok, io ragazzi spero che l'audio non sia fastidioso. Spero proprio che non sia fastidioso. Poi vi spiegherò anche perché. Perché semplicemente sono senza cuffie. Eh già, ragazzi, sapete che io ho le cuffie rotte. Sto morendo. L'ho ucciso, l'ho assitto. Oh. Sto scheletro bastardo. Bastardo, mi butta in acqua. C'è l'arco incantato. Mi uccide. Ah, sono due. La chiusa. Bastardi. Bastardi. Ok, uno è andato. Ah. Sei. Sei. Uff. Stato terribile. Stato veramente orribile. Oh, guarda quanto LED c'era qui. No, no, raga, io qui potrò fare una bassa dopo. Comunque, oh, torniamo su, raga. Dove era l'uscita? Aspetta che me la ricordo. Il quarzo è uno scheletro. Dov'era l'uscita qui? Ok, eccola lì. Ok, raga, io torno su. Ok, ragazzi, mentre sotto i materiali cuociono, io mi metto a fare dei pistoni. Perché se non sbaglio, per fare. Allora, dobbiamo fare il watt. Serve, ok, rame e i girelli. E ok, la pompa invece ha bisogno dei pistoni. Giustamente del vetro. Ok, i pistoni posso fare subito, se non sbaglio. Dovrei avere tutti i materials. Ok, ne servono 3, 4, 5, 6, 7. Ne faccio 8 per par condicio. E medium pressure vat non posso perché mi serve un medium core. Ok, ho del materiale un po' dappertutto. Allora, per farlo Banff, andato. Un medium core lo abbiamo. Poi mi serve un altro low pressure core, giusto? Sì, perfetto. Poi mi serve un altro medium, giusto? Sì, perfetto. Ok, abbiamo due medium, ragazzi, abbiamo la base. Adesso ci serve la pompa che ci serve prima del vetro. Ce l'ho il vetro. Oddio.
sorge un dubbio, sì, due vetri ce li ho. Oh, dammi due vetri. Ok, due vetri, poi mi serve la girella che si fa con la carta e le sbarre. La carta. Questa è la carta e le sbarre. Serve 4 di carta. Altra carta? Canne da zucchero? Non ce le ho. Sì, ce le ho, l'ho visto. Perfetto. Bamf. Ah, 1, 2, 3, 4, via. E al centro ci va la gabbia, perfetto. Abbiamo anche girelli. Via. Fai merenda con girelli. Ok, rame. Mi serve la LED che mi serve. Quello polverizzato a cuocere, da paura. Ok, quindi mi serve la pompa che non va. Manca ancora qualcosa. Manca la pompa a bassa pressione. Dovrei spegnere tutta l'ambaradam, raga. Vado? 3, 2, 1, crash al server. Non è vero. Non è vero. Ok, sto coso ancora va perché la pressione ce l'ha. Medium pressure pump, craft. È un'andata. Adesso mi serve il medium pressure watt. Andiamo subito a craftare così. Mi manca qualcosa. Rame, low pressure, pressure. Manca rame. No. C'è tutto. Mi manca. Ah, il medium devo fare. No, non va. Perché? Il low pressure watt ce l'ho. Il copper ce l'ho. Dov'è il problema, scusami? Due girelli, pressure wall, medium pressure. Buggato. Scusami, due girelli, ramen. Buggato, non va il craft con la lei. Ok, peggio per te. Ok, adesso ho fatto questo, mi serve il. Sta facendo notte di nuovo, non è possibile. Cioè. Però quanto tempo passa in fretta? No, 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 questo è un boss, ragazzi, è arancione. Ultra regenerating zombie, the Pale Rider. No, 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 due no, non ce la faccio. Sono morto. Reborn i zombie, the Hunger. Ok, è andato. Mi ho trovato la spada. Sto morendo. Mi tira le pozze. Porca paletta, ahia. Mi togli sto veleno, quanto dura? Sì, vabbè, 40 secondi? Ma sei serio? Mi ha droppato la spada, vedi che spada è? Magari ecco sharpness godlike, uccidi tutto one shot. Dove, eccola. Che spada è? Più 8,5 danno! Affilatezza 2! Oh mio Dio! Dove è andato quello zombie super potente e leggendario? Ha più danno di una spada in diamante. Affilatezza 2. È qui sotto, vero? Non lo sento che è qui sotto. Eccolo lui! No. Ma se io faccio fare giorno? No, ci sono mostri vicinanze. E lui chi è? È lui! È lui! Hyper regenerating! No, non è possibile, raga, non riesco a ucciderlo. Non muore! Ancora 40 kp. Lo sto massacrando con la super spada. 33, 29. Ucciso. Fortissimo, schifosissimo zombie. Ultra regenerating. Guarda che danno che mi fa. Ah, perché c'avevo solo 3 cuori. Ok, via. Fuga. Ok, fuga, fuga, fuga. Venite qui. Venite qui, venite bravi. Io vado giù. Bella Kiki, se beccamo. Dov'è la mia tomba? No, sto scavando la mela. Quanta roba. Quanta roba. Ok, la spada è questa, eh. Ma il zombie normale lo sfasciamo subito. Bam. Qual è l'ultra raro? È questo, è immune. Raga, non riesco a colpirlo. È buggato. Nice. Lo zombie ultra raro sei anche buggato. Ah, perché mi ha ucciso? Quando mi uccidono diventano immuni. Lo devo portare lontano. Lontano, mi metto a dormire al volo. Ok. Dai, dormi, 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 dormi. Sì. Ok, che esperienza terribile. La spada mi piace però. Cavolo. La spada è stato un bel guadagno. Ok. Ritorniamo alle nostre mod tecniche. Ragazzi, mi scuso su qualche tecnica o qualcosa. Mi servono i tubi a media pressione. Già, ragazzi, perché cambiando pressione dobbiamo usare altri tubi. Eccoli qua, medium pressure pipe.
Una sola? Serio? Cioè tu due girelle per fare un tubo? Cioè io praticamente devo usare tutte le canne da zucchero per fare. Serio? Cioè tutta questa carta, con 22 di carta faccio un paio di girelle? Serio? Quanti tubi vengono fuori, scusami? Cos'è questa? Magnum pressure valve. Ah, questo è per attivare, è bello questo. Ah, devo fare anche il low? Ma che cacchio dici? Ma sei serio? Ah, del low però ne escono 4. Ah! Ah pure! E che manca, scusami? Il ramen, eh? Ovvio manca il ramen. E qui basta smacerare il led e è finita la pressione anche. Che smaceria fa? Vediamo il ramen. Ok. Medium pressure, bamf. Oh, ne abbiamo 9, già si ragiona, cavolo. Ok, io recupererei l'aqueous e l'acqua insieme. Acqua e aqueous. Non fate battute, non doveva essere minimamente simpatico. Ok, sposto tutto l'ambaradam di qua. Ok, collegata a questo. Allora, medium pressure pipe. Perfetto, si è collegata, ragazzi. Ok, questo dimostra che tutto funziona. E la questione è, sì, è giusto. La questione è che dovrò fare una nuova struttura solo per queste macchinari. Ok, mettiamo la pompa. Media pressione, ragazzi. Bamf. Mamma mia, qui esplode tutto. E poi mettiamo, come abbiamo fatto nell'episodio in cui ho spiegato la mod, il medio. Ragazzi, è lo stesso identico sistema, solo che adesso sto utilizzando la media pressione e macchinari che volano. Ok. Macchinari volanti non sono proprio il top, ragazzi. Mettiamo un po' di cobblestone per far sembrare. Ok. Bene. Ok, quello che mi serve adesso è buttare acqua qua dentro, come prima. Quindi mettiamo un bell'acqueous sotto, magari. Così è anche guardabile. Davvero, non è guardabile per niente, però ragazzi. Oh, per ora va fatto così. Poi mi farò la struttura. Me la faccio off camera, ragazzi. Un momento a registrare io come faccio la casetta, dai, seriamente. È orribile. Ok, dovrebbe riempirsi d'acqua. Eccola, arriva. E adesso metto il coal cook. Partito, ragazzi. Oh, si è accesa! Ma che stai dicendo? Beh. Cosa stai? Ma che dici? E dov'è la roba, scusami? È raccolta, è ora. Oh, eccolo! Grano! E i semini? E i semini? Oh! E i semini! Ma fregate i semini, raga. Ha preso il grano, non ha preso i semini. Ma fai il serio? Aspetta. E vediamo un po' di semini perché così vediamo se è buggato. Magari è buggato, ragazzi, non raccoglie i semini e fa tutta sta farma per niente. È rosico. Vabbè, mi tengo il polverizer, però è rosico comunque. Stupide mod. Stupide nuove mod, anzi. Dove vanno i semini? Ok, ho messo i semini, mo. Dai, che stai facendo? Come funziona sto affare? Non pianta, raga, non fa nulla. Non lo so. Piantali. E pianta sti semini, madonna, sta far prezioso. Ma non è che devo arvestare il terreno? Ma in teoria arvesta da solo, dai, serio. Cioè, capito, arare il terreno. Non credo ci sia bisogno. Madonna, sta farma mi sta fa sclerare come pochi. Non ho mai perso tanto tempo con una mod in vita mia. Idraulica harvester. Hai raccolto quella e basta, è finito. Non giochi più. C'era un pezzo d'osso. Guardiamo che faccio, eh. Dentro casa. Prendiamo le ossa. Prendiamo l'aratro. C'era un aratro. Ce l'avevo. Non ce l'ho più. Prendiamo il ferro. Prendiamo delle stick. Ok, ho la falce. Con questa stupidissima falce. Adesso andiamo a arare il terreno e vediamo che succede. Ah, visto che mo parti, pezzo di zero. Ah, vuole il terreno arato. Nice, raga, partita. Ok, e che devo mettere altro? Niente, a posto così. Lascio il grano. Ah, faccio crescere il grano, vediamo se funziona. Lo cresce istanto con un pezzo di bombilla. Figata, guardate.
No, bellissimo. GG. Ok, mi piace. Ha raccolto i semini? Sì, sono entrati. No, due. Quattro. Ah, che no. Che figo, esce anche il tubo. Guardate questo. No, bellissimo. Ok, raga. Abbiamo la nostra farm funzionante. Ma aspetta, ma io ho notato una cosa. Che la, non rimane arato il terreno perché non c'è l'acqua. Devo mettere almeno una pozza d'acqua. Che fregatura. Vabbè, io la metto, dov'è il problema? Secchio. Secchio a me. Aspetta, non posso prenderla da qui, no. Dammi il secchio. Uno e due. Ok, dove la metto l'acqua al centro proprio. Andato. E la nostra farm è funzionante. Oh mio, ragazzi, la tecnologia, la scienza. Ok, qui non funzionerà mai. Qui sì. Ok, qui posso anche saltare come un demente. Perfetto, anche qui. Dai, chiudi, tappa, leva. Nice. Ok, ragazzi, la nostra farm è completa e funzionante. Guarda, sta piantando il semino. Che carino, ma lo prende proprio. No, è bellissimo, ragazzi. Ok. Io vi saluto qui, ragazzi. Per questo video è tutto. Spero vi sia piaciuto. Io non capisco perché ogni tanto l'erba salta. Cioè, più che altro il terreno diventa normale. Era, prima era arato, ora non è più. Non lo so che problemi comportamentali ha. Però vabbè. Per questo video è tutto. Se vi è piaciuto se vi piace la farm, lasciate un bel mi piace. E io vi saluto. Ciao a tutti. Bella.